Salve Grillers d'Italia, un buongiorno da Sergio, Grillmaster Weber. Oggi vi preparerò un bellissimo e succulento cosciotto di cinghiale. Il cinghiale, come tutta la selvaggina, necessita di una marinatura. Generalmente viene fatta sempre con del vino rosso di base, serve proprio per eliminare quel sapore di selvatico che è tipico di questo tipo di carni. Okay? Tra l'altro oggi la ricetta sarà un po' particolare perché io una parte di quella marinatura la riutilizzerò poi per farci una salsa d'accompagnamento. Naturalmente daremo anche un po' un sentore di fumo al nostro cosciotto, utilizzeremo delle chips di faggio. Però adesso dobbiamo tornare indietro di 24 ore per andare a vedere la nostra marinatura. Siamo tornati indietro di 24 ore e adesso procediamo con la marinatura del nostro cosciotto. Bene, eccolo qua il nostro cosciotto di cinghiale. Questo è circa un paio di chili di peso. Per la nostra marinatura utilizzeremo 3 bottiglie di vino rosso Chianti, sto utilizzando. Poi abbiamo qua un po' di aromi, abbiamo del rosmarino, delle foglie di salvia, delle foglie d'alloro, qualche bacca di pepe nero. Più utilizzeremo delle coste di sedano, un paio di cipolle, 2 carote e degli spicchi d'aglio. Ok, andiamo prima a disporre le nostre verdure. Prendiamo il sedano, lo togliamo a pezzettoni abbastanza grossi, lo disponiamo all'interno della nostra placca di metallo, prendiamo le carote, stavo per scappare, ecco qua, mettiamo sempre all'interno, prendiamo le cipolle, facciamo 3 pezzi qua. Ancora un'altra cipolla, prendiamo il nostro aglio, lo tagliamo giusto in 2 parti, ok, lo spegniamo dentro. Adesso andiamo a irrorare col nostro vino. Andiamo con la prima bottiglia, poi passiamo con la seconda. E poi l'ultima bottiglia. Ok, per ultimo mettiamo rosmarino, mettiamo qualche foglietta di salvia, mettiamo l'alloro che lo diamo anche una spezzettata, ecco qua, e poi i nostri grani di pepe. Bene, adesso la marinatura è pronta. Come vedete non copre per intero tutto il cosciotto, noi partiremo con la prima parte della marinatura, lo metteremo con la polpa immersa nel vino, ok. E poi intanto lo andremo a girare. Adesso lo copriamo con il nostro coperchio, lo mettiamo in frigo e ci vediamo tra 24 ore. Sono passate 24 ore dalla nostra marinatura, adesso siamo pronti per andare avanti con la nostra ricetta, però per prima cosa dobbiamo preriscaldare il nostro dispositivo. Quindi andiamo a aprire il coperchio del nostro Genesis e andiamo a accendere un solo bruciatore, ecco qua, già partito. E andiamo a chiudere il coperchio. Accendiamo un solo bruciatore perché oggi la nostra cottura sarà una cottura in diretta dove dobbiamo ottenere una temperatura intorno ai 150 gradi. Come vedete qua il nostro cosciotto è pronto dopo la marinatura, lo andiamo a rimuovere scolando un po' il liquido, poggiamo sul nostro tagliere e andiamo a recuperare tutta la nostra marinatura usando un colino in questo modo. Stiamo facendo questa operazione perché abbiamo detto che una parte della nostra marinatura la riutilizzeremo poi per fare una salsina d'accompagnamento. Eccoci qua. Bene, il prossimo step andremo a speziare il nostro cosciotto. Non utilizzeremo delle spezie troppo particolari o troppo complesse. Dobbiamo lasciare che comunque il sapore del cinghiale emerga e poi comunque abbiamo la salsa d'accompagnamento. Quindi utilizzeremo un semplice sale, pepe e aglio. Come vedete il mio rub l'ho già fatto, questo vi ricordo che sono 2 parti di sale, una parte di pepe nero e una parte di aglio in polvere. Ok, adesso andiamo a asciugare con della carta assorbente la superficie del nostro cosciotto, cercando comunque di lasciare un po' di umidità che ci servirà da collante per il nostro rub. Quindi andiamo giusto a togliere la marinatura in eccesso
da una parte, poi lo giriamo, asciughiamo bene anche dall'altra. Molto bene, e partiamo con la nostra rub. Facciamo prima lato sotto, poi lo andiamo a girare e andiamo a cospargere la parte superiore. Ecco qua. Ecco qua, ci siamo. Adesso siamo pronti per andare in cottura. Per cuocerlo oggi utilizzeremo questo eccezionale supporto che per arrosti. Da questo lato si può mettere gli arrosti, i pezzi grossi di carne, se lo giri da quest'altro lato è anche un ottimo supporto per le slab di costicine. Comunque noi oggi lo utilizzeremo da questo lato, quindi andiamo a mettere il nostro cosciotto al suo interno e siamo pronti per andare in cottura. Bene, abbiamo detto che oggi affumicheremo con delle chips di faggio, quindi usando un dispositivo a gas dobbiamo utilizzare lo smoking box. Quindi andiamo a aprire lo smoking box e andiamo a mettere dentro le nostre chips che ho precedentemente messo un po' in ammollo, quindi lo riempiamo e adesso lo andiamo a mettere sopra la griglia in corrispondenza del bruciatore acceso. Ok, andiamo a mettere il nostro smoking box, lo mettiamo sopra il bruciatore acceso, chiudiamo il nostro coperchio, aspettiamo che cominci a partire un po' di fumo e poi andiamo dentro col nostro cosciotto. Le nostre chips, come vedete, stanno cominciando a fumare e andiamo in cottura col nostro cosciotto che posizioneremo da questo lato. Chiudiamo, adesso andiamo a posizionare la sonda del nostro termometro. Bene, siamo pronti per posizionare la nostra sonda, andiamo a mettere il nostro Weber Connect sul suo supporto. Come vedete è un supporto magnetico, serve apposta per mettercelo, e andiamo a aprire il coperchio, facciamo passare la sonda di qua e andiamo a inserire la sonda nella parte più spessa del cosciotto. Perfetto, qui ci siamo, mettiamo a posto il nostro filo, chiudiamo. Siamo pronti adesso con la nostra applicazione a controllare. Come vedete sono connesso sia in Bluetooth che in Wi-Fi, attualmente 11 gradi all'interno della carne. Bene, ora aspettiamo che il dispositivo ritorni sui 150 gradi, lasciamo andare, ci vorranno circa un paio d'ore abbondanti, quindi adesso procediamo con la nostra salsa. Qui abbiamo tutto quello che è avanzato dalla nostra marinatura insieme al vino che ho filtrato e messo dentro questa pentola qua. Utilizzeremo anche un po' di cognac, del brodo di carne, un pochino del nostro rub avanzato, sale, pepe, aglio, olio d'oliva e un po' di farina che ci servirà anche per addensare un po' la salsa. Comunque di partenza noi partiremo mettendo un bel pezzettino di burro all'interno del nostro pentolino con un pochino d'olio d'oliva. Ecco qua, qui ci siamo, e poi andremo a recuperare un po' delle nostre verdure, non tutte perché chiaramente sulla marinatura erano abbondanti, quindi prenderemo un po' di cipolla, una cosa del genere, ok, le tagliamo grossolanamente perché tanto dopo andremo a frullare tutto col nostro mini pimer, quindi intanto le andiamo semplicemente a cuocere. Prenderemo la nostra cipolla, prendiamo un nostro aglio, anche questo andiamo a metterlo dentro. Ok, andiamo a prendere anche qualche carota, anche questa gli diamo tagliata grossolana, anche qualche costa di sedano, mettiamo un altro pezzettino, ecco qua. Adesso andiamo a metterlo sul fornello laterale del nostro Genesis e partiamo con la cottura della salsetta. Ok, come vedete ho messo sul fuoco le nostre verdure, qua adesso dobbiamo solo aspettare che si appassiscano un po' e tra un po' andremo via via avanti con gli altri ingredienti. Ok, adesso che le verdure sono un po' appassite andiamo ad aggiungere un cucchiaino di farina e andiamo a girare altri 2 minuti e poi partiamo aggiungendo il vino della marinatura. Ok, adesso andiamo ad aggiungere il nostro vino.
Perfetto, e adesso riportiamo in ebollizione e andiamo a farla ritirare. Ok, adesso andiamo ad aggiungere un bicchierino di cognac, circa, ecco qua, una girata, e lasciamo ancora andare un po', facciamola stringere ancora un po', facciamo evaporare l'alcol, tra poco andremo col frullatore di immersione. Ok, adesso siamo pronti per andare col frullatore. Ok, come vedete la salsa è stata passata, sta ancora tirando, adesso la regoliamo un po' di sale e di pepe usando un po' del rub che abbiamo utilizzato per il cosciotto. Benissimo, lasciamo ancora tirare un po' e poi siamo pronti. Come vedete il nostro cosciotto è pronto, siamo arrivati a 75 gradi di temperatura interna, abbiamo messo anche qualche polentina su giusto per accompagnarla, la nostra salsa è pronta, adesso non ci resta che andare all'assaggio. Eccoci qua ragazzi, prendiamo col taglio, vedete? È molto tenero, cotto alla perfezione, come vedete è ancora molto succoso. Adesso ne taglio un pezzettino, metto un po' di salsetta giusto per accompagnare e assaggio. Fantastico, molto buono, saporito. La salsina ci sta d'incanto, devo dire è succoso, tenero, si sente il gusto dell'affumicatura, un piatto perfetto. Ragazzi, provate anche voi e ci vediamo alla prossima.